Ma io lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Tanti miei inizi del cazzo dicevano: tanto a Torino, anzi a San Siro, a Torino non vincete. E hanno azzeccato. E hanno azzeccato. A 2-2. Cioè, ragazzi, primo tempo non posso dire, non posso dire. Perfetto, da 7,5 a 8 il voto. Secondo tempo, dov'è l'Inter? In panchina ancora, ma stava in tribuna. Cioè, non. Boh. Io dico sempre Lautaro, Lautaro Martinez, il toro. Ha giocato 3 minuti e ha fatto più azione lui che Icardi. In attacco, vabbè, Icardi ha fatto un assist, no, mi mangio una parola. Però Lautaro in 3 minuti ha fatto più azioni di tutti i giocatori che hanno fatto un'azione. Perché noi 7 minuti abbiamo fatto un gol. Lautaro 2 minuti e mezzo già ha fatto un'azione da gol. Poi vabbè, Icardi, sta come morto. Adesso diciamo tutti: ma vangulo, Icardi, sei capitano, devi tirare. Era stanco morto, non posso colparlo in quell'ultima azione. Era stanco morto, quindi ha fatto come proprio anche lui. Non capisce più un cazzo. Se fare non capisce se fare così o così. Non, boh, non capisce un cazzo. E quindi Lautaro, se tu entri e vedi quella gente un po' stanca, passala o cerca a un quel più freschi. Keita, no, non Dalbert. Dalbert, allora ragazzi, Dalbert ha giocato meglio della prima partita di Sassuolo, però. Però no, entra lui, Santon 2, adesso lo chiamo Santon 2, lo chiamo lui, Santon 2, la vendetta. Ci siamo liberati di Santon, e dicevo, boh, non c'è più il malfatto, non c'è più quello che porta sfiga, boh, ogni volta non prendiamo più, cioè minimo se prendiamo con la nostra, con la squadra. Dalbert, niente ragazzi. Allora, primo tempo l'Inter ha giocato benissimo. Bel gol di Perisic. Gol normale di Dry, primo gol in quella maglia dell'Inter. Meno male. Primo tempo, perfetto. Secondo tempo, già ho notato, siamo entrati, che l'Inter non attaccava più come il primo tempo, che correva. Cioè, correggiava, così correva pochissimo. E mi ricordo che ho detto, ma vuoi vedere che sull'Inter sa difendere fino alla fine e non fa niente? Ma ci ho azzeccato, ci ho azzeccato. Però la cosa che mi fa incazzare è che abbiamo subito due gol di merda. Poi sto miette ce l'ha messo in culo. Miette, mannaggia lui. Tira la cazzo di cane, palo, gol. Mannaggia che fa così. Primo gol, ragazzi, primo. Io a Nancy non è che lo odio, ha le sue età. Però parla prima io Buffon che ha 40 anni che lui. Ma ci rendiamo conto, cazzo. 32 anni, guardate quanto cazzo ne ha sul portierone. Si è fatto fare un gol della merda. Corri. Gol, Belotti. Cioè, ragazzi, corre. Si dice Belotti si sposta a destra. Ma stai lì che cazzo ti sposta a destra? Perché pensavo che ci fosse il dribbling, pensavo, dice no, 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 Belotti. Che ce l'ho a fantacalcio, quindi sono contento che ha fatto un gol, ma io pensavo, no. Io ero contento, 2-1, perfetto, boh. Tutti su. No, mi mette in culo, 2-2. Va fanculo. Non posso dire che hai fatto meglio del Milan, perché il Milan ha perso contro il Napoli, però. Noi abbiamo fatto 2-1 contro Torino. Il Torino. Il Torino è che fa più schifo del Napoli. E sono i miei ministri di anno. Pareggio! Fate schifo! Sconfitto sessuale peggio del Napoli! Noi anche diciamo: Napoli 3-2 3-3. Non è una cosa. Cioè, non siamo pari. Perché Napoli e Milan ha fatto una partita e ha preso 3-2 contro il Napoli. Mentre noi abbiamo fatto schifo a Sassuolo e schifo adesso anche a Torino. Cioè, a San Siro contro Torino. Perché noi eravamo primo tempo perfetto. Io infatti ho detto, voglio così tutta la partita. No. Io l'interista vuole troppo. L'interista vuole troppo. L'interista vuole troppo. Vuole troppo. Ma fa un culo. Ok? Adesso. Non so più cosa dire, cioè ragazzi, l'altra partita neanche l'ho vista perché io ormai. Domani c'è Tanzan e Sky Goal.
C'era, non lo so. Vabbè, e che dire, ragazzi. Perfetto, primo tempo. Secondo tempo, sto toccando giù come due pere. Giù, pam. Ci do i voti, sì, faccio la prima volta, visto che il video dura poco. Faccio i miei top 3, flop 3. Top 3 per l'Inter. Ovviamente dico l'Inter, non dico l'Inter, l'Inter. Perisic, che ha fatto un gol e ha provato a fare anche un trigo, ma non ce l'ha fatta. Lautaro, metto top Lautaro. Anche se l'ultimo di Lautaro poteva fare un'azione gol. Icardi come terzo. Vediamo i carti, terzo, poi mi dicete voi. Ma che cazzo fai top flop? Perché tu non sai fare un cazzo. Lo so, ragazzi, ma visto che il video dura poco, lo allungo un pochino. Io, Mertens, sì, Mertens. Lautaro Martinez, lo metto secondo perché in 3 minuti ha fatto un'azione buona. Peccato che Icardi era stanco. L'altro non ce l'ha fatta. Nessuno, cioè, Keita non lo metto nel flop perché Keita ha fatto soffrire normalmente. Nei flop metto Handanovic come primo perché due papere. Cazzo, potevi fare sia una sia l'altra. Bastava che facevi così, vedevi che c'avevi dietro il culo. Con la mano dietro il culo facevi così, pam, via. Poi se sfiga c'è uno di tutti che tira e non puoi fare il miracolo. Non c'era nessuno. Ok. Secondo flop. Che è giocato malissimo. Secondo non c'è, ci sono due flop, Debert e secondo e basta. Debert che porta sfiga, entra e ci fa per. Già facciamo 2-1 e già lì stavamo rischiando. Però poi, vabbè, è entrato lui, ha provato, ha fatto qualcosa. Cioè, entra in campo, prima azione, cross, a chi cazzo la passi? A nessuno perché non c'è nessuno, vabbè. Tutti. Ah, fa' culo. Veramente, ragazzi, veramente, boh. E boh, cosa devo dire? Poi niente, basta, boh, mi ha fatto schifo. Cioè, abbiamo giocato meglio contro Sassuolo, sicuro, abbiamo giocato meglio, meglio, perché lì azioni abbiamo fatto 0, qua almeno in casa nostra abbiamo fatto 2 gol. Però, come fa incazzare che subiamo adesso siamo noi quelli che subiscono più gol? No, perché il Chievo 4-1 ha preso contro la Fiorentina. Quindi, allora, noi siamo subito più gol in questa stagione, perché in 2 partite abbiamo subito già 3 gol. Una sconfitta e un pareggio. La terza, che non so con chi siamo contro, non mi ricordo. Obiettivo è vincerla. Basta, non voglio più pareggi come scuse, perché questa è andata a vincere e abbiamo pareggiato. Rischiamo poi da perdere, ragazzi. Rischiamo anche da perdere. Ma siamo riusciti a tenere sto cazzo di punteggio di merda. Perché io volevo un 3-2, bastava che vincevamo. Io volevo i 3 punti. Non volevo il fottuto un punto, perché un punto vuol dire che abbiamo fatto meglio del Milan, ma non è vero. Porca troia. Niente, ragazzi, sono un po' arrabbiato, perché giustamente noi abbiamo. Se perdevamo ero ancora più arrabbiato, però abbiamo fatto un pareggio. Qui sono un po' arrabbiato, anche se, madonna, in 2 minuti solo l'Inter, però. Torino ha giocato tutto il suo tempo meglio di noi. E basta. Niente ragazzi, da Jukis Player, al prossimo video. Bella ragazzi, ciao.